Buongiorno a tutti, benvenuti, pace e bene a quelli che sono in collegamento tramite internet e quelli che invece sono in diretta. Iniziamo con il canto Il Signore è la mia forza. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il mio Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il mio Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Buon 16 settembre a tutti. Oggi il momento di preghiera sarà guidato da mia mamma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori e anche quelli dell'asilo, inizia il nuovo anno scolastico. L'augurio che io posso fare è che possa iniziare nella migliore maniera, che possa essere un anno denso di soddisfazioni e di gioie. Ci sarà da studiare, questo sappiamo, però se uno studia e dà del suo meglio avrà anche dei risultati come si deve. Il mio augurio, dato che io esco da 18 anni quasi di scuola con mio figlio, è quello di dire: mi raccomando ragazzi, voi impegnatevi perché avrete delle enormi soddisfazioni. Trattate bene i vostri professori, portategli rispetto, ma soprattutto cercate di studiare. E ai genitori dico: cercate di seguire i vostri figli perché ne avranno bisogno. È un aiuto da parte di un genitore, è un aiuto importante e concreto per fare in modo che vostro figlio possa essere tranquillo e dare il meglio nello studio. Quindi a tutti io auguro un bellissimo e fortunatissimo anno scolastico. Iniziamo questo momento di preghiera a loro dedicato. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l'ino di ringraziamento per mezzo nostro. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non provvede solo alla necessità dei santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a Dio. A causa della bella prova di questo servizio, essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo.
per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Grazie a Dio per questo suo dono ineffabile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle due porte di Gerusalemme. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. È là che salgono le tribù del Signore secondo la legge di Israele. Per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nella tua mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto sei tu, Signore Dio di Israele, nostro Padre. Tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnato altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò il potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha.
È il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Lode a te, o Cristo. Allora, la riflessione di oggi, carissimi, sarà divisa in due parti. La parte più lunga che la farò io e la parte finale che farà mia mamma, che mi ha chiesto se poteva farla anche lei, visto che lei fino all'anno scorso è stata con me, ecco, all'interno della scuola. E allora io gli ho detto assolutamente sì, e quindi lei ci sarà poi dopo. Allora, carissimi, mi viene anche un po' di emozione a dire questa frase, ma io la dico con tanta emozione perché la scuola per me è stata letteralmente un'emozione. Certo, ovviamente è ovvio che la scuola richiede anche ovviamente molto studio, richiede molto impegno, specialmente le scuole superiori, ma la scuola è anche una tappa fondamentale della nostra crescita umana. Perché pensate che bello, se una persona va nella scuola, incontra grandi amici, magari anche persone che credono in Cristo Gesù, e questa persona si fa appunto nuovi amici, vive la vita insieme con loro, e magari queste persone che magari anche credono pregano anche spesso il Signore. Ecco, pensate che molte persone cristiane cattoliche si sono proprio incontrate all'interno di molte scuole. Ci sono certe persone che credono nel Signore e hanno incontrato altre persone che credono e sono diventate una comunità, potremmo quasi dire. La scuola è una tappa fondamentale per i ragazzi e per i bambini, perché per i bambini rappresenta anche un luogo dove poter giocare, imparare e vivere anche la fede. Mentre per i ragazzi la scuola è certamente anche un incontro di fede, perché nelle scuole superiori si fa anche religione e bisogna ringraziare il Signore per aver fatto questo dono, ecco, alle scuole. E la scuola superiore è soprattutto importante per il lavoro, perché la scuola superiore porta poi i ragazzi a scegliere ovviamente il loro lavoro. E allora perché noi vogliamo oggi, in questo giorno, fare queste letture, fare questo momento di preghiera dedicato ai ragazzi? Perché le letture che abbiamo scelto per questo giorno non sono le letture del giorno, sono delle letture che abbiamo scelto noi, credo che ci facciano comprendere fino in fondo davvero cosa sia l'anno scolastico e cosa sia la nostra vita scolastica. Nella prima lettura, la seconda lettera di San Paolo Apostolo, San Paolo dice questo, rivolgendosi alla comunità di Corinto, ma ovviamente rivolgendosi a tutti noi. San Paolo dice questo: fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. Chi semina con larghezza raccoglierà. La domanda che adesso io vi voglio fare è questa: è possibile che questa frase che ha detto San Paolo si possa anche collegare alla vita scolastica? Io credo proprio di sì. Perché nella nostra vita di scuola, se noi ogni giorno fruttifichiamo, possiamo dire, via, quello che abbiamo imparato dai professori, ascoltiamo sempre gli insegnamenti dei professori e cerchiamo di mettere in pratica quello che loro ci hanno insegnato, quindi ogni giorno studiamo sempre, siamo sempre pronti a controllare di aver compreso bene, prendiamo appunti, scriviamo ogni cosa, cerchiamo di stare più attenti possibili a scuola. Se facciamo tutto questo, veramente noi raccoglieremo con larghezza, cioè faremo un anno scolastico buonissimo. Chi invece è sempre distratto, non ascolta, fa quello che vuole, chiacchiera, eccetera, eccetera, cosa succede? Che non apprende,
non comprende, magari anche non scrive niente, e alla fine cosa succede? Che scarsamente ha seminato, quindi ha messo in pratica male tutti gli insegnamenti dei professori, che cosa succede? Che raccoglierà scarsamente. Questa è una cosa importante, perché la scuola deve essere vista non come una cosa che si deve fare per forza, ma deve essere vista come un'opportunità, perché magari certe persone, magari anche i ragazzi delle superiori, quando inizia la scuola dicono: oh, che scatole, mi tocca di nuovo tornare a scuola. Invece, a parer mio, dovrebbe essere una cosa bella, perché le persone dovrebbero dire: guarda che bello, il Signore mi ha dato la possibilità di avere sempre la sua fede. Il Signore mi ha donato la vita, mi ha donato la fede, mi ha donato l'amore, mi ha donato tutto, mi ha donato i sacramenti che ho ricevuto, confessione, comunione, cresima, e mi ha donato anche la possibilità di istruirmi anche con la scuola. Guardate che è importante, fratelli e sorelle, fare questo ragionamento, perché il Signore è sempre vicino a tutti i nostri ragazzi, perché, come abbiamo detto, il Signore ci ama perché davvero il Signore vuole sempre salvarci da ogni insidia del demonio. Il Signore ci ama e ci ama perché vuole amarci. Il Signore è veramente un Dio d'amore, di amore, perché ci ama e vuole che tutti i ragazzi del mondo siano felici e siano salvi da ogni insidia del demonio. Il Signore veglia sempre, soprattutto sulle scuole, perché il Signore vuole che tutti i ragazzi vivano la loro vita felici e tranquilli. Quindi noi dovremmo davvero ringraziare il Signore per il dono della scuola e per il dono proprio di tutti questi anni nei quali noi impariamo anche molte cose. Però ci dobbiamo ricordare questa frase che ha detto San Paolo nella prima lettura di oggi: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. Chi semina con larghezza raccoglierà. Dobbiamo ricordarcelo, fratelli e sorelle, perché è fondamentale. La scuola deve essere vista come una cosa seria, che deve essere presa seria. Come noi, cristiani cattolici, siamo sempre seri e ogni giorno crediamo sempre nella fede, nell'amore di Dio Padre e mettiamo in pratica tutti gli insegnamenti di Gesù, dobbiamo fare lo stesso con la scuola. Dobbiamo davvero, se lo vogliamo, darci da fare per fare bene l'anno scolastico, perché è importante farlo bene, fratelli e sorelle, perché chi fa bene l'anno scolastico, magari prende pochi voti rossi, li prende quasi tutti verdi, magari anche non altissimi, però verdi, e dimostra di stare attento, di seguire la lezione e di averne davvero voglia, i professori che cosa diranno? Oh, ma questo ragazzo è molto attento, ma questa ragazza è sempre precisa, e vuol dire che allora gli interessa davvero la scuola. Ecco, come noi cristiani cattolici, che noi vogliamo essere sempre vicini al Signore e ogni giorno mettiamo in pratica la nostra vita con opere buone, con fede, perché noi vogliamo davvero essere graditi al Signore, vogliamo vivere la nostra vita degna di essere chiamata cristiana. Vogliamo ogni giorno imparare sempre più dagli insegnamenti di Gesù. Ecco, vale lo stesso discorso nella scuola. Noi dobbiamo tutti i giorni, e questo vale per tutti i bambini e i ragazzi che vanno a scuola, ogni giorno i ragazzi, quando si svegliano, devono dire questa frase, che non so quanto davvero la diranno, però noi ci aspettiamo che la dicano. Inizia un nuovo giorno, il Signore mi ha donato questo nuovo giorno di scuola nel quale posso conoscere e imparare qualcosa di più. Grazie Signore per il dono di questo nuovo giorno. E quindi, come noi, fratelli e sorelle di fede, viviamo sempre la nostra vita cercando di essere sempre graditi al Signore e facendo
il meglio possibile e viviamo il più vicino possibile al Signore con opere buone, con fede, con preghiere, eccetera, eccetera, dobbiamo prendere allo stesso modo la scuola. La scuola è un'occasione importante, fratelli e sorelle, e la dobbiamo prendere, la scuola, con serietà, con impegno e con volontà di farla bene. Perché se poi alla fine dell'anno vediamo una media alta, noi saremo contenti. Saremo contenti perché abbiamo detto, mi sono impegnato, ho fatto di tutto perché l'anno potesse andare bene, non mi sono dato tregua, mi sono sempre impegnato, e il risultato si vede, come nella fede. La gente si impegna sempre per essere graditi al Signore. La gente prega, fa opere buone, chiede perdono al Signore quando pecchiamo, viviamo sempre attaccati a Lui e non alle cose del mondo, e ogni giorno preghiamo per il nostro prossimo e aiutiamo e amiamo il prossimo come noi stessi. Noi facendo così siamo graditi a Dio, e quando sarà il momento del nostro trapasso andremo in paradiso, se veramente abbiamo vissuto così la vita. Ecco, lo stesso vale nella scuola. Dobbiamo dare quella gioia e quell'impegno che dobbiamo dare alla scuola, perché chi veramente vive la scuola con impegno e con volontà lo si vede subito dai risultati e dalla voglia che ha proprio questa persona di vivere bene la scuola. E quello che dobbiamo anche dire, carissimi, sulla scuola, credo che anche il Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, ci faccia capire anche un'altra cosa. Per cui vediamo il Signore che racconta questa parabola e dice: un uomo che è partito per un viaggio ai suoi servi consegnò i suoi beni, e a uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Questi talenti, che Gesù non è che quando parla di talenti però parla di monete, ma parla di doni che il Signore, che questo Signore ha donato appunto ai suoi servi. E chi sono questi servi? E chi è quest'uomo che si legge nel Vangelo? I servi siamo noi, l'uomo è Dio Padre. Quindi il Signore ci ha donato tutti i beni, il Signore ci ha donato tanti beni e ci ha donato anche tanti doni: il dono della fede, il dono dell'intelligenza, il dono dell'amore, il dono del sorriso e, il più importante, il dono del perdono. E qui vediamo nel Vangelo che appunto questa persona, questi tre servi, ricevono questi talenti, e subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 andò e ne guadagnò altri 2. Che cosa ci vuol dire Gesù con questo Vangelo? Che quando noi da Gesù riceviamo dei beni, riceviamo dei doni, non dobbiamo tenerceli solo per noi, ma li dobbiamo anche donare a chi magari questi beni non ce li ha. Scolasticamente parlando, con questo Vangelo Gesù è come se ci dicesse: io vi ho donato il dono dell'intelligenza, il dono dell'amore, del sorriso, ecco, metteteli in pratica anche nella scuola. Con l'intelligenza che ci ha donato il Signore, con il dono della parola che ci ha donato il Signore, proprio con questi doni noi dobbiamo vivere la scuola. La dobbiamo vivere la scuola pensando che il Signore ci ha donato tutti questi doni affinché noi potessimo fare bene anche questo percorso scolastico. E non dimentichiamocelo, fratelli e sorelle, che Gesù è sempre accanto a noi, sempre. Qualsiasi cosa succeda nel mondo, sia che la scuola vada bene, sia che la scuola vada male, il Signore veglia sempre su tutti. E questi doni che Gesù ci ha dato, noi dobbiamo anche metterli in pratica nella scuola. Vediamo magari un nostro compagno di scuola che magari fa fatica ad andare avanti, ha delle difficoltà magari in alcune materie, non riesce bene a comprenderne alcune. Spesso e volentieri la frase che nasce
in certe scuole, no, no, tu pensa per te, lui o si decide veramente a darsi da fare, oppure non lo aiutiamo, perché deve fare da solo, no? Perché in alcune scuole succede così, che molte persone pensano così, che dicono, lui non si impegna e vabbè, allora basta, gli aiuti non gliene diamo più, no? Non funziona così, perché la scuola, abbiamo detto che il percorso scolastico non è solo un percorso di studio e di materie, no? La scuola, fratelli e sorelle, è anche un percorso di educazione, formazione e civilizzazione. Quindi se la scuola serve anche per imparare le buone maniere e per imparare a vivere bene in questa società, il dono dell'amore e il dono del sorriso sono fondamentali. Quando vediamo una persona che magari appunto non riesce a fare bene una materia, noi dobbiamo sentire quell'amore, soprattutto se siamo cristiani cattolici, dobbiamo sentire quell'amore dentro di noi che ci dice no, io non posso andare avanti, quello lì poveraccio resta in fondo di tante pagine, vado ad aiutarlo. Questo vuol dire mettere in pratica questi doni che Gesù ci ha dato, questi talenti, che sarebbero doni che Gesù ci ha donato. Colui che ha ricevuto 5 talenti, è andato a impiegarli e ne ha guadagnati altri 5, è come l'esempio che vi ho fatto io. Questo ragazzo ha ricevuto il dono dell'intelligenza, il dono dell'amore e il dono dell'aiuto dal Signore. Questa persona vede un'altra persona che ha difficoltà nella scuola. Questo suo compagno va ad aiutarlo e facendo ciò compie un'opera buona, che appunto ha guadagnato un'opera buona perché l'ha fatto con amore. E ogni volta che noi guadagniamo un'opera buona, cioè la facciamo con vero amore, è come se noi guadagnassimo questi 5 talenti. Le opere buone, fratelli e sorelle, vanno sempre fatte con amore. Non dimentichiamocelo mai. La vera e unica opera buona è quella fatta con amore. E questo deve essere anche il percorso scolastico. Non deve essere solo un percorso di studio, di apprendimento e di materie, è vero, soprattutto, ma deve essere soprattutto un percorso nel quale lo studente o la studentessa devono crescere interiormente, civilmente e formalmente, perché la scuola forma, la scuola educa, la scuola civilizza. Quindi all'interno della scuola è fondamentale che ci sia anche una guida, possiamo dire, che guida proprio tutte le classi a riscoprire l'importanza anche dell'amore, dell'aiutare il prossimo e del volersi bene. È troppo importante che i nostri studenti e studentesse capiscano questo. L'amore, il perdono, la gioia, il sorriso e l'aiutarsi a vicenda sono degli insegnamenti che devono essere sempre presenti all'interno delle scuole. E non ci si deve limitare a pensare alla scuola solo come un percorso di studio, perché non è soltanto quello. La scuola significa anche crescita, crescita non solo interiore, ma crescita soprattutto del cuore. E se noi abbiamo davvero un cuore di carne, non un cuore di pietra, dobbiamo dire: io devo crescere nell'amore, nella speranza, e devo crescere soprattutto con quell'amore non solo verso me stesso, ma verso soprattutto il mio prossimo, verso i miei compagni, verso i miei amici. Questo significa, fratelli e sorelle, essere scuola. Significa vivere letteralmente la propria vita nell'amore, nella gioia, nello studio e nell'aiutarsi a vicenda. Questo vuol dire davvero fare scuola. E allora io credo che la cosa più bella da dire oggi al Signore sia questa: grazie Signore per averci donato questo ennesimo anno di scuola.
aiuta i nostri ragazzi non solo a vivere questo momento con lo studio e con il vero impegno, ecco, di farlo bene, ma aiuta anche i nostri ragazzi, Signore, affinché questo percorso di fede e questo percorso scolastico possa essere anche imbevuto delle tue parole sante, del tuo santo aiuto, della tua santa presenza e del tuo santo amore. Infiamma i nostri ragazzi e ragazze con il fuoco del tuo Santo Spirito e fai sì che i ragazzi possano crescere durante la scuola, durante il loro percorso scolastico, non solo possano crescere di mente e di materie, ma possano anche crescere nell'amore verso gli altri, nel rispetto, nell'educazione e nell'amore. Cari ragazzi, da Campanaro della Spezia, a tutti voi che iniziate le scuole nella regione Liguria, possa davvero il Signore donarvi la possibilità di vivere questo anno nella maniera migliore possibile. Noi pregheremo per voi, perché davvero la Madonna e Gesù vi aiutino a vivere un anno scolastico bello. E ringraziamo ancora una volta il Signore per il dono di questo nuovo anno scolastico. Signore, se puoi, stai vicino ai nostri ragazzi e aiutali a vivere questo nuovo anno scolastico con la fede, con l'amore, con lo studio e con l'impegno. Viva Gesù, viva la Chiesa! Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Concludiamo questo momento di preghiera con il canto Camminerò. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te. Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò. Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te. O Signore Gesù Cristo, sostieni i nostri ragazzi, possano iniziare insieme a te la scuola. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te, per sempre insieme a te. Buona giornata a tutti voi.